arriva dalle agenzie di stampa che riferiscono che sono morti altri due medici, che il bilancio sale a 165 suoi colleghi. Lei è medico, tra l'altro, dottor Sileri. Sì, sono morti medici, sono morti infermieri, operatori sanitari, sono morti carabinieri, cappellani, oltre che chiaramente purtroppo quasi 33.000 italiani, forse il numero può essere anche sottostimato se leggiamo i dati dell'INPS, probabilmente qualche, diciamo, il numero un po' più alto. Gli operatori sanitari sono stati in prima linea, in alcuni casi senza dispositivi di protezione, hanno combattuto con tutto quello che avevano e con il cuore, e hanno dimostrato gli operatori sanitari quanto è elastico il nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché se lei avesse interpellato me due anni fa, un anno fa, prima del Covid, avrei detto: beh, il Servizio Sanitario Nazionale va potenziato, bisogna metterci soldi, manca qualcosa. Bene, nonostante mancasse qualcosa, i nostri uomini, le nostre donne hanno reso possibile un incremento prima impensabile di posti di terapia intensiva, di malattie infettive e pneumologie, e hanno dato una risposta fantastica al sistema. Ha letto il tweet del suo collega di partito Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, che ha scritto a proposito della scorta che le è stata assegnata, vice ministro Sileri, lo sentivamo anche dal GR delle 16, fare il proprio dovere espone a rischi ritorsione, con una molta solidarietà che le viene espressa. Ho sentito una volta una persona che ha detto che più si sale in vetta e più tira forte il vento. Quindi penso sia il nostro dovere dare il massimo e aumentare i rischi più uno si fa, più uno fa.